L'attività fisica ha un'azione positiva sul sistema immunitario, che si traduce in una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, diabete, malattie polmonari, cancro del colon e della mammella, demenza e depressione. L'esercizio ha un'azione antinfiammatoria e quindi a lungo termine un'attività fisica regolare può proteggere contro lo sviluppo di malattie croniche, afferma il ricercatore anglosassone Michael Gleason. Però attenzione, se si esagera gli effetti possono essere negativi. È nata una collaborazione tra l'Istituto Europeo di Oncologia e Allianz Medical per promuovere la cultura della prevenzione dei tumori. Il nome del progetto è Oncolab e fornirà ai pazienti presso alcuni centri di Allianz Medical una corretta informazione sulla prevenzione delle patologie tumorali. Oncolab utilizza le più avanzate tecniche di immagine per individuare il tumore della mammella, i tumori ginecologici, al colon retto, alla prostata e al polmone. Gli spot che puntano sulla bellezza degli attori piuttosto che sulla qualità del prodotto sono efficaci perché aggirano le aree razionali del cervello. Ad affermarlo sono i ricercatori dell'Università della California di Los Angeles, coordinati da Ian Cook, secondo cui i messaggi pubblicitari esercitano sul cervello un'influenza non razionale. Sono state scoperte cellule staminali che sembrano in grado di rigenerare gli alveoli polmonari danneggiati. La scoperta potrebbe aprire la via a nuovi trattamenti per le persone che hanno i polmoni fuori uso a causa del fumo o di gravi malattie respiratorie. Lo dice Frank McKeon del Genome Institute di Singapore, che ha guidato la ricerca insieme al collega Hua Xian. Individuare l'Alzheimer prima che se ne manifestino i sintomi. In termini tecnici è la spettroscopia protonica con risonanza magnetica. Più comunemente si tratta di un sistema di diagnostica per immagini. Sono i ricercatori statunitensi della Mayo Clinic che hanno testato questa tecnica su un campione di 311 anziani, di età compresa tra i 70 e 80 anni. Fino ad ora non era possibile diagnosticare la malattia se non passando per la biopsia del cervello. L'intervento per la protesi all'anca è sempre più diffuso in Italia. Ogni anno i pazienti anziani che si sottopongono a questo intervento chirurgico sono oltre 100.000. Oggi si può seguire una tecnica mini-invasiva che preserva muscoli, tendini e vasi sanguigni e il dolore post-operatorio è molto ridotto. Gli italiani preferiscono i prodotti biologici. Si tratta di un vero boom. Una crescita media dell'11,5% per il consumo domestico dei cibi a filiera corta nei primi 4 mesi di quest'anno rispetto al 2010. Di conseguenza è sempre più capillare la distribuzione del bio nel nostro paese e anche la grande distribuzione si è attrezzata con scaffali ad hoc. Il mal di schiena è un'epidemia silenziosa. Il 20% degli europei soffre di dolore cronico, il 63% di lombalgia cronica e sono tra il 60 e il 90% quelli che almeno una volta nella vita hanno sofferto di mal di schiena. La Federazione Europea delle Associazioni per lo Studio del Dolore si sta impegnando in una campagna di sensibilizzazione con opuscoli informativi e dettagliate raccomandazioni di trattamento della patologia.